Sono circa 60 le diagnosi che ogni anno si effettuano al centro sclerosi multipla dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, sito presso l'ospedale civile di Baggiovara, in un quadro dove comunque, grazie alla ricerca e ai progressi scientifici, gli sviluppi terapeutici stanno mostrando scenari di moderato ottimismo per il futuro. La sclerosi multipla è una malattia del sistema nervoso centrale caratterizzata da infiammazione e demielinizzazione che porta ad una vasta gamma di sintomi neurologici e che colpisce prevalentemente giovani adulti, con un'incidenza maggiore nelle donne rispetto agli uomini. Sicuramente è un momento che ormai dura da qualche anno molto fortunato per questa patologia, perché nonostante sia una patologia ad alto impatto in quanto coinvolge prevalentemente i giovani adulti, è una patologia per cui negli ultimi anni abbiamo visto arricchirsi la scena dei trattamenti, e quindi ci sono a disposizione moltissimi trattamenti che hanno cambiato proprio definitivamente la storia naturale della malattia. E il centro diretto dalla dottoressa Ferraro della nostra clinica segue moltissimi pazienti che vengono, in gran parte sono sotto trattamento, e questo ha permesso di ridurre notevolmente la disabilità, le ricadute e quindi gli aspetti, diciamo, ovviamente più temuti di questa patologia. Mi chiamo Lorena, ho 31 anni e la sclerosi multipla da 12. Non saprei cosa aggiungere nello specifico, anche perché sono in questi 12 anni ne sono avvenute tante di avventure, tante storie spiacevoli, se vogliamo. Per i primi 6 anni è stato particolarmente complicato e ha richiesto un impegno continuo, un impegno costante, quasi costante, da parte delle dottoresse, proprio a livello farmacologico, proprio a livello di terapie in sostegno, terapie in aiuto. Poi da circa 6 anni fa più o meno è stata trovata una terapia farmacologica che, diciamo, ha funzionato nel mio caso, grazie ad un impegno costante, al sostegno di fisioterapisti, un'alimentazione controllata. Adesso va molto meglio. Diciamo che questi 12 anni sono stati particolarmente complicati, i primi 6 anni notevolmente. Poi gli ultimi 6 è andata molto meglio, e addirittura il mese scorso sono appena tornata ad Atene e ho corso la mezza maratona, quindi sì, effettivamente un gran risultato.